Michel Nostradamus. Cinque segni zodiacali vivranno un periodo di ricchezza dal 25 novembre al 1 dicembre. Dal 25 novembre al 1 dicembre, lo spazio sarà riempito dall'energia del cambiamento e i cinque segni dello zodiaco saranno influenzati da una grande predizione. Michel Nostradamus, le cui profezie attraversano i secoli, vide un tempo in cui la fortuna avrebbe letteralmente bussato alla porta di coloro che erano pronti ad accettare i suoi doni. Chi sono questi prescelti? Cosa aprirà loro esattamente le porte alla ricchezza e al successo? In questo video vedremo come Nostradamus predisse un'incredibile ricchezza per i cinque segni zodiacali. Forse il tuo segno sarà in questa lista. Scopri come sfruttare questo periodo per cambiare la tua vita per sempre. Scrivi nei commenti. Cosa faresti se diventassi ricco? Compreresti una casa sull'oceano o lanceresti la startup dei tuoi sogni? E non dimenticare di iscriverti al nostro canale, così sarai sempre a conoscenza delle profezie più intriganti e misteriose. Preparati per un fantastico viaggio nel mondo delle previsioni e della magia. I momenti più luminosi ed emozionanti sono in arrivo e sicuramente non vorrai perderti. I nostri contenuti sono creati per la tua ispirazione e il tuo buon umore. Sorridi e credi nel meglio. Primo segno Ariete. Michel Nostradamus vide nelle sue profezie che dal 25 novembre al 1 dicembre si sarebbe aperta per l'Ariete la strada verso un improvviso arricchimento. Questo segno sarà al centro di eventi inaspettati che cambieranno il suo destino finanziario. Uno dei modi per attirare ricchezza sarà l'offerta tanto attesa di un nuovo lavoro o contratto. Ciò può comportare una posizione di leadership o responsabilità per un grande progetto che porterà profitti significativi. L'opportunità di guadagnare denaro apparirà anche attraverso transazioni immobiliari. Potrebbe esserti offerto di vendere o affittare una proprietà con profitto. Questo passaggio diventerà non solo una fonte di reddito, ma l'inizio della tua ripresa finanziaria. Ariete, anche Nostradamus ha parlato di guadagni inaspettati. Se decidi di tentare la fortuna alla lotteria o agli investimenti, la fortuna ti sorriderà. La cosa principale è mostrare fiducia nelle tue azioni e non perdere il momento. Inoltre, il denaro può derivare dalla tua capacità di ispirare gli altri. Forse organizzerai una squadra o un progetto che porterà a un successo senza precedenti. Ariete, il tuo fuoco interiore sarà la chiave per i flussi finanziari che si apriranno davanti a te. Secondo segno Sagittario. Sagittario, dal 25 novembre al 1 dicembre inizierà per te un periodo che Nostradamus descrisse come un periodo di grandi risultati. Durante questo periodo, potresti ricevere un'offerta inaspettata relativa alla formazione o al viaggio. Forse prenderai parte a un progetto internazionale che porterà non solo benefici finanziari, ma rafforzerà anche la tua reputazione. Il denaro può arrivare sviluppando le tue idee. Se hai dei piani che vorresti realizzare, ora è il momento perfetto per realizzarli. I tuoi approcci innovativi attireranno l'attenzione di investitori o partner disposti a investire nei tuoi sforzi. Un altro percorso verso la ricchezza è la decisione spontanea di provare qualcosa di nuovo. Sagittario, correre dei rischi durante questo periodo porterà più di quanto tu possa immaginare. Forse ti metterai alla prova in un nuovo ruolo o inizierai a fare qualcosa che fino ad ora sembrava irraggiungibile. Nostradamus ha anche detto che per il Sagittario il denaro può arrivare attraverso investimenti di successo. Se investi in un'attività promettente, i risultati supereranno le tue aspettative. I tuoi sogni di ricchezza inizieranno a realizzarsi durante questo periodo. Terzo segno Pesci. Pesci, per te il periodo dal 25 novembre al 1 dicembre sarà un momento in cui la tua intuizione e la connessione con l'energia dell'universo apriranno le porte all'abbondanza. Nostradamus ha visto che la tua ricchezza poteva arrivare attraverso progetti creativi. Se hai un hobby o un talento che non hai mai utilizzato prima, ora è il momento di farlo. Il denaro può anche arrivare attraverso l'aiuto di amici o persone care. Forse qualcuno della tua cerchia ti offrirà sostegno finanziario o partecipazione a un progetto comune. Questo passaggio sarà la base per il tuo successo futuro. È possibile che il denaro arrivi da fonti inaspettate, come un'eredità o una vincita. Pesci, la tua capacità di vedere opportunità dove gli altri non vedono sarà la tua chiave per la ricchezza. Inoltre, puoi trovare un modo per guadagnare denaro lavorando con progetti spirituali o di beneficenza. La tua energia e il tuo cuore gentile attireranno offerte generose nei tuoi confronti. Nostradamus predisse che i pesci sarebbero stati tra coloro che avrebbero trovato la prosperità attraverso la loro apertura al mondo.
Quarto segno Leone. Michel Nostradamus ha visto nelle sue visioni che per il Leone dal 25 novembre al 1 dicembre si sarebbe aperta un'opportunità unica per trasformare la propria vita attraverso il successo finanziario. Leone, la tua ricchezza durante questo periodo può derivare dalla tua capacità di ispirare e guidare. Forse verrai notato da una persona influente che ti offrirà un ruolo di leadership in un progetto in grado di generare entrate stabili e significative. Uno dei modi per diventare ricchi per il Leone è mostrare la tua creatività. Se hai un'idea per un'azienda o un prodotto, ora è il momento di realizzarla. I tuoi approcci innovativi e il tuo carisma attireranno l'attenzione di clienti o investitori pronti a sostenere la tua impresa. Un altro modo per guadagnare denaro è attraverso premi o bonus inaspettati. Il tuo lavoro e i tuoi sforzi saranno molto apprezzati e il risultato supererà tutte le aspettative. Questo periodo è favorevole per discutere di promozioni o concludere nuovi contratti. Nostradamus ha anche affermato che per il Leone la ricchezza può arrivare parlando in pubblico o lavorando con un pubblico. Se sei disposto a condividere le tue conoscenze o esperienze, ciò non solo ti porterà rispetto, ma anche vantaggi finanziari. Inoltre, i Leo possono ricevere denaro attraverso transazioni immobiliari o la vendita di beni di valore. L'universo ti favorisce se decidi di correre dei rischi e investire in progetti a lungo termine. Questo periodo è il momento ideale per decisioni coraggiose che daranno i loro frutti nel prossimo futuro. Quinto segno Toro. Toro, dal 25 novembre al 1 dicembre ci sarà un periodo che Nostradamus chiama giorni di fertilità e abbondanza. Per te, la ricchezza può arrivare attraverso transazioni fondiarie o immobiliari. Se hai intenzione di vendere un terreno, una casa o un affitto da molto tempo, questo momento è l'ideale per tali transazioni. Ogni transazione ti porterà più di quanto ti aspettavi. Il denaro può arrivare anche attraverso vecchi investimenti. Forse gli investimenti che hai fatto in passato inizieranno a dare i dividendi. Questo periodo è favorevole per ricevere entrate da azioni, affari o anche da fonti inaspettate, come la restituzione di debiti dimenticati. Un altro percorso verso la ricchezza per il Toro è la praticità e la capacità di trovare nuovi modi per guadagnare denaro. Se stai pensando di avviare un'attività in proprio, ora è il momento perfetto per iniziare. I tuoi sforzi saranno ricompensati e i profitti inizieranno a fluire più velocemente di quanto avresti potuto aspettarti. È possibile che il denaro arrivi attraverso la cooperazione con altre persone. Qualcuno nella tua cerchia potrebbe offrirti un progetto o una partnership che ti preparerà per il successo futuro. Inoltre, il Toro può ricevere una grossa somma attraverso una vincita o un regalo inaspettato. Nostradamus ha predetto che questo periodo sarà pieno di sorprese e che devi essere pronto ad accettare i doni del destino.